vero, guarda, io non ho idea. Una cosa mai vista tanta. Che poi nemmeno li capivo, no? Non è che potevamo parlare, chiaramente. E noi però gli italiani stavamo tutti da una parte, tutti, e parlavamo perché, vabbè, siamo italiani. E niente, il primo giorno ci hanno portato a vedere il santuario, no? Da lontano però. Poi niente, poi il giorno dopo siamo tornati un'altra volta là, tutti quanti in fila seduti, no? Nella piazza, qui e là dicevano la messa, da lontano. E sentimmo, e ci hanno cominciato a cantare, no? Maria, fammi entrare nel tuo cuore, io ti porto il mio cuore, tu andi a cantare sta... A conosci questa canzone religiosa? Vittoria, a conosci questa canzone? Che cosa? La canzone religiosa, Maria, fammi entrare nel tuo cuore, io ti porto nel mio cuore. No. Infatti nemmeno io la conoscevo, senza tutto quanto... Ma cantavano così, senza leggere, senza fogliettini, tu la sapevano a memoria. Ma, si vede che è una canzone importante nella religione, tu Maria, ti porto... Forse cosa in da piazza cresciva, Maria ti porto nel mio cuore, fammi andare nel tuo cuore, Maria ti porto nel mio cuore, fammi stare gente si sentiva, Maria ti porto, aspettavano tu quando mi eri emozionato, no? A un certo punto, Maria ti porto. Io non fai frenare, però è frenata la canzone, frenata tutto, ci siamo messi tutto quanto senza umiliare, nessuno ha avuto questo umiliare, siamo rimasti, tutti quanti ci aspettavano, perché Maria ti porto nel mio, ecco qua mi dà, Maria ti porto nel mio, ecco qua, ma poi ci fa la fine, siamo tutti quanti. Senza... Stai ascoltando, no, Vittorio? Sì, ti sto sentendo, solo che... Stavo pensando che devo correre a casa per conoscere delle persone, degli amici di Bernardo. Correre a casa a conoscere... dimmi, no, mi fai parlare da solo così, come non usciamo a cantare? Io ti porto nel mio cuore, ti mi sento, Rigi, no, ti posso sentire. Ma io mi togli una curiosità, guarda, Vittorio, ma tu veramente sei innamorato di Bernardo? Sì. Sì, Bernardo è l'uomo della mia vita. Piace a mia madre, a mio padre, ai nostri amici. È educato, elegante. Come fa a piacerti quello, io non lo so, come fa a piacerti quello che non mi somiglia proprio? Proprio diverso da me, come fa a piacerti? Ma che c'entra, scusa? Come c'entra? Tu sei stato fidanzato con me, no? Vuol dire che ti piacevo. Ma io non dico per carità che tu rimani sempre con me, no. Uno litiga, ma si fidanza con un altro. Ma si fidanza uno che più o meno ti somiglia, no? Se ti piacevo io come persona, tu ti pigliavo. No, con chi ti metti uno biondino? Proprio tu che a me... Non lo so se ti ricordi questa cosa, Vittorio. Proprio tu a me quando parlavi di biondini, a me i biondini... Non mi piacciono, non... Ci hanno faccio, non sanno di niente, biondino slapato. Proprio tu dici, se poi mi lasci a me, che ti metto un biondino. Bernardo non è biondino, è biondo. Ah, Bernardo non è biondino, è biondo. Esattamente, è biondo. Bernardo è biondo? Sì. Vediamo, scimmia. Lasci stare, vai. Leone, per piacere, andiamo. Leone, fammi, svagami a do biondo.